Una vittoria ed una sconfitta. Questo il bilancio delle formazioni dilettantistiche del calcio. Nella prima di ritorno della prima categoria, l'Audace Cerignola batte l'Omnia Bitunto con il punteggio di 2-0. Si tratta del quarto confronto tra le due formazioni tra campionato e Coppa Italia. Il primo gol arriva al terzo minuto del primo tempo, grazie a Di Pasquale su perfetto assist di La Salandra. Il raddoppio poco dopo il quarto d'ora, con Gigi La Salandra, liberato bene da Di Pasquale con un gran destro, supera il portiere Vitucci. Ci sarebbe anche la gioia del terzo gol nella ripresa, ma la palla si supera la linea bianca ma non viene vista dalla terna arbitrale. Adesso c'è poco spazio per riposare, visto che sono in programma gli allenamenti per la preparazione della andata della semifinale della Coppa Puglia contro il San Marco in Lamis. Nella prima di ritorno della seconda categoria, invece, brutto stop per la Sportmania Cerignola, che perde in trasferta a Mattinata con il punteggio di 2-1. Nonostante una generosa gara, la formazione guidata da Michele Schiavone subisce un KO inatteso e adesso ne ha approfittato il Sauri, che battendo in casa il San Giovanni Rotondo lo ha raggiunto in vetta alla classifica, che recita: Sauri e Sportmania Cerignola in testa a 41 punti, 34 punti per Spinazzola e la squadra del cuore.